Benvenuti a questa edizione di FMTG. È stato approvato dalla Giunta regionale il nuovo piano socio-sanitario regionale 2023-2025, salute, sicurezza e innovazione per i marchigiani. Vediamo le interviste. Il piano sociosanitario che verrà votato oggi in aula è un piano sociosanitario che ha visto un lavoro intenso nel mese di giugno, nel mese di luglio, con le audizioni. Tutte le categorie, tutti gli enti, tutte le associazioni che sono state udite hanno portato un contributo. Questo contributo è stato valutato, studiato e portato anche all'interno del gruppo Rinasci Marche. Vede positivamente questo rapporto che c'è stato al di fuori del palazzo, dove spesso quando si scrivono delle leggi o si scrivono dei piani, le persone ci rivendicano che all'interno del palazzo si fanno le decisioni. Le decisioni sono state prese in maniera aperta, con l'ascolto, con una ascolto attivo. Questo ascolto attivo è stato messo all'interno del piano, questo ascolto attivo ha visto il favore del gruppo Rinasci Marche che ha lavorato concretamente nel portare dei miglioramenti a questo piano. Un giudizio a mio parere chiaramente molto buono, è stato un lavoro in commissione molto importante, prima una fase preliminare da parte della giunta di concertazione nei territori con gli stakeholder istituzionali. Adesso il tema del piano è un tema molto chiaro, una sanità di prossimità molto più vicina alla popolazione, uno studio importantissimo sulla mobilità passiva, su tutti i dati del fabbisogno sia a livello di richiesta, di domanda e di quello che la sanità deve necessariamente fare, un forte interesse anche alla sanità territoriale col DM77, quindi una serie di accorgimenti, un progetto a lungo termine che va in una direzione molto chiara, quella di efficientare un sistema anche in relazione alla riforma dell'organizzazione che è entrata in vigore dal 1 di gennaio. Quindi giudizio sicuramente molto positivo, un ringraziamento che faccio a tutta la Commissione Sanità, sia ai consiglieri di maggioranza che di minoranza e a tutti gli uffici. Come Movimento 5 Stelle esprimo un giudizio assolutamente negativo di questo piano sociosanitario perché praticamente non ha al proprio interno le indicazioni di quali saranno le risorse sia umane che finanziarie per realizzare questo che temiamo rimarrà un libro dei sogni. Fondamentalmente non viene indicato in nessun modo come verranno risolti due problemi fondamentali che, come sappiamo bene, sono le liste d'attesa che pesano moltissimo sul raggiungimento di una cura e di una diagnosi da parte dei nostri concittadini marchigiani, e l'altro aspetto è quello della mobilità passiva, quindi grandi temi che purtroppo rimarranno inevasi. Valutazione positiva, un atto doveroso all'interno di questa grande e difficile riorganizzazione della sanità marchigiana, purtroppo ereditata allo sfascio dalle precedenti giunte. Stiamo ponendo attenzione a tutto il territorio, soprattutto anche ai presidi ospedalieri delle zone interne che appunto grazie a questo piano e grazie poi agli atti aziendali saranno sicuramente rivalutati. Ma quello di una mappatura complessiva e di un'integrazione fra servizi sanitari, ospedalieri e servizi territoriali che ovviamente sono, se non assenti, fortemente carenti. E una previsione praticamente di poter conseguire praticamente in modo appunto razionale la valorizzazione di tutte le strutture esistenti, la reintegrazione di quei servizi che sono saltati nel corso del tempo per previsioni normative oggi ingiustificabili e il potenziamento delle risorse che continuerà ad essere carente per il prossimo futuro, ma sulla previsione di questo piano è un contrasto che in qualche modo può essere affrontato con una maggior forza, come ugualmente il contrasto alla mobilità passiva che rimane un must praticamente di ogni piano sociosanitario, ma che credo che con questo si possa in qualche modo realizzare. Presentata in Regione la 17ª edizione di Adriatico Mediterraneo Festival, la kermesse che esplora le diverse espressioni della musica del bacino mediterraneo. In scena, dal 30 agosto al 3 settembre ad Ancona, una serie di appuntamenti che raccontano la cultura e i linguaggi artistici del Mediterraneo. Vediamo il servizio.
Beh, questo festival si può dire che è Ancona, e essendo Ancona è anche la porta di tutta la regione, no? Proprio perché ragiona su un livello fondamentale per noi, che è il dialogo proprio che dalla costa sviluppiamo col mondo. Lo fa da 17 anni con grande precisione, grazie alla qualità della sua direzione artistica, della sua direzione organizzativa. Noi siamo molto felici come Amat di accompagnarlo, non da adesso, ma di proseguire il viaggio con loro, anche con la rinnovata energia che la Regione Marche e il Comune di Ancona hanno voluto dare a questa manifestazione, che davvero porta una fisionomia importante di tutti noi marchigiani e soprattutto ci spinge al dialogo, al confronto, che è un elemento secondo noi fondamentale. Sicuramente insegna in maniera particolare che credo la cultura possa essere un elemento che unisce appunto diversi popoli e unisce in questo caso anche appunto culture diverse che di fatto sono anche abbastanza vicine, se vogliamo, perché diciamo tutte le culture che provengono appunto dal popolo balcanico, quindi da tutti quelli che sono appunto i paesi dei Balcani, che sono diciamo a poche distanza di chilometri dalla nostra costa, dalla costa marchigiana, in maniera particolare appunto dalla città di Ancona. Quindi questo credo che sia un segnale importante che attraverso la cultura riusciamo quindi a dare. È ovvio che c'è, ho visto appunto un calendario molto ricco di eventi, tra l'altro di grandissimo livello, e questo va ulteriormente ad aumentare l'offerta culturale all'interno della nostra regione. Volevo soprattutto, come ho detto già in conferenza stampa, sottolineare il grande lavoro che c'è dietro questi eventi, e quindi da parte mia un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, a tutti gli artisti, a tutti i volontari che rendono possibile l'offerta culturale all'interno della nostra regione. Le novità sono tante, diciamo che il festival torna per la sua 17ª edizione e siamo sicuramente molto contenti di essere ancora una volta qua ad Ancona, che è la sede naturale di questo festival. La novità è che quest'anno abbiamo un nuovo focus su una regione, su un paese in particolare della macro regione Adriatico-Ionica, che è la Croazia, e quindi verrà fatto un focus preciso su questo paese, un pochino alle sue abitudini, la sua cultura, eccetera. Ma il festival avrà 5 giorni molto molto intensi e un filo conduttore, la nostra stella polare, è sicuramente il dialogo tra le culture, che è in qualche maniera un viaggiare nel presente ma anche un po' un guardare al futuro. Questo è il nostro filo conduttore. Quindi la Mole Vanvitelliana sarà protagonista, ma anche le Albe al Passetto, una serie di incontri e altri spazi della città che saranno da scoprire. Ci sono alcuni nomi molto importanti della world music, quindi della musica del Mediterraneo e non solo, che noi sviluppiamo in tutti questi anni, che sono appunto il cantautore napoletano Enzo Granagnello, che è stato famoso anche per aver scritto la canzone insieme a Mia Martini, anzi per Mia Martini, e Roberto Murolo, che appunto ci presenterà il suo repertorio che unisce la musica napoletana con le culture del Mediterraneo. La cantante Ginevra Di Marco, che ha fatto tantissime esperienze anche nel rock, ma che ha avuto un grande percorso sulla musica popolare italiana. Riccardo Tesi, l'organettista famoso a livello nazionale, che porterà anche un omaggio alle Marche, perché comunque l'organetto suonerà un organetto proprio costruito qui nelle Marche. E poi tanti giovani, ci sono i Kalashima, che sono un gruppo salentino che sta avendo successo in tutto il mondo, e tanti altri, insomma, che saranno protagonisti di questa kermesse che durerà appunto dal 30 agosto al 5 settembre. Tentata rapina in una pizzeria fermana sabato 5 agosto. Arrestato e condotto in carcere un cittadino fermano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine. Arresti domiciliari per gli altri due componenti della banda, un giovane fermano di 22 anni, già gravato da precedenti di polizia, e una ragazza maceratese di 18 anni, incensurata. Martedì 8 agosto il Gir Falco a Fermo si è riempito dei colori delle 10 contrade per uno dei giochi della cavalcata dell'Assunta più attesi, il tiro al canapo o alla fune. Dopo le sfide tra i gironi a notte fonda vince la contrada Fiorenza. La Giunta Comunale di Porto San Giorgio ha approvato il progetto che prevede 350.000 euro per la messa in sicurezza di Viale dei Pini. L'assessore ai lavori pubblici Lauro Salvatelli ha comunicato che, stando alle previsioni, i lavori inizieranno dalla parte nord con l'istituzione di un senso unico di marcia al fine di non complicare il flusso dei veicoli nei primi giorni del nuovo anno scolastico.
Percorsi escursionistici accessibili ai disabili. La Giunta regionale approva i criteri per ripartire le risorse 2023 ai gestori dei parchi. Vediamo l'intervista all'assessore Aguzzi. Ho portato in approvazione una delibera del mio assessorato, assessorato all'ambiente, per il finanziamento anche questo anno di percorsi, diciamo così, accessibili anche a chi è che ha difficoltà motorie all'interno dei parchi della Regione Marche. È un'iniziativa che sto portando avanti per il quarto anno consecutivo, non era mai stato fatto in passato, abbiamo già deliberato e approvato 200.000 euro nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 e ci apprestiamo quindi a fornire ai parchi della Regione Marche ulteriori 200.000 euro anche questo anno con questa appunto recente approvazione che metteremo a disposizione dei parchi della Regione Marche per far sì che ci possano essere sentieri accessibili anche chi è che ha difficoltà motorie, anche chi dovesse essere su una carrozzina o in qualche modo diciamo così agevolato nel percorso di visita a quelle che sono le bellezze ambientali e naturali dei nostri parchi. La Giunta regionale cofinanzia altri 32 interventi di messa in sicurezza del territorio per un totale di 6,25 milioni di euro. Vediamo l'intervista all'assessore Aguzzi. Il dissesto idrogeologico, purtroppo a causa di eventi sempre più estremi, è una delle massime problematiche che stiamo vivendo anche nella Regione Marche. Cerchiamo di affrontarlo come assessorato regionale all'ambiente, il mio assessorato, cerchiamo di affrontarlo con tutte le risorse possibili. Nel 2021 avevamo fatto un bando al quale avevano partecipato 61 comuni della Regione Marche e noi avevamo finanziato interventi in quel momento per 2 milioni e mezzo per 17 comuni. Poi l'anno successivo, nel 2022, avevamo altri 2 milioni a disposizione e avevamo scorso quella graduatoria per altri 12 interventi, arrivando quindi a un numero considerevole. Mi piace oggi poter dire che grazie al nuovo intervento da parte del Ministero, con ulteriori 6 milioni 200 mila euro, noi riusciamo a scorrere completamente quella graduatoria, arrivando a 61 comuni, cioè tutti quanti quelli che a suo tempo avevano partecipato ad una richiesta fondi per riparare e mettere in sicurezza i loro territori da frane, smottamenti, strade che erano magari in pericolo di essere danneggiate da qualche frana. Quindi, da dove eravamo arrivati con i primi due interventi, noi con questi 6 milioni 200 mila euro riusciamo a concludere tutto l'iter di quel bando e riusciamo oggi a finanziare con ulteriori 6 milioni 200 mila euro tutti gli interventi rimasti ancora, diciamo così, non portati avanti. È una bellissima notizia, comunicheremo a tutti i comuni interessati nelle prossime ore questa potenzialità, questa possibilità e da qui ai prossimi mesi ci saranno quindi lavori in altrettanti 25 comuni circa, anzi una trentina di comuni circa, che potranno portare avanti delle iniziative per messa in sicurezza del loro territorio. Quindi complessivamente su quel bando uscito nel 2021 abbiamo già messo 4 milioni e mezzo che uniti ai 6 milioni e 2 di adesso fanno una cifra molto molto considerevole che come assessorato all'ambiente della Regione Marche abbiamo messo a disposizione dei comuni marchigiani. Venerdì 11 agosto alle 21.30 in piazza Matteotti a Porto San Giorgio si terrà il secondo appuntamento con Un mare di favole, la stagione di teatro per bambini e famiglie. Sul palco la compagnia di Treviso Gli Alcuni, tra i maggiori produttori di cartoni animati in Italia, con lo spettacolo Dinosauro, l'ultimo T-Rex era un bullo. Gli ideatori Sergio e Francesco Manfio saranno sul palco a presentarlo. I maestri Massimo Mazzoni e Cristian Riganelli accompagneranno il pubblico di Rocca Tiepolo in Un viaggio intorno al mondo. Nel concerto di giovedì 10 agosto alle 21.30 verranno eseguite alcune delle più celebri musiche di Morricone, Rota, Pizzingugna, Piazzolla, Iturralde e Pansera. Finale regionale di Miss Eleganza Marche in piazza Matteotti a Porto San Giorgio. Sabato 12 agosto si terrà la serata legata a Miss Italia che vedrà in passerella 20 concorrenti provenienti dalla regione. La vincitrice accede direttamente alle prefinali nazionali. La serata è organizzata dall'assessorato al commercio con la collaborazione della Proloco Cittadina. Dal 12 al 17 agosto torna il Vintage Event con la sua 14ª edizione a Sassoferrato alla Rocca di Albornoz.
evento dedicato agli anni 70, 80 e 90. Il Vintage Event è una manifestazione nata nel 2008 che ha portato alla nascita dell'associazione Vintage Sassoferrato nel 2010. Per 6 giorni concerti live con ospiti di fama internazionale, esibizioni, DJ set, raduni, incontri, look a tema, mercatini vintage, percorsi enogastronomici, laboratori e tanta musica. Si inizia sabato 12 agosto con la Umberto Tozzi Tribute Band e il DJ set con Mauro Bellucci e Mattia Ercoli. Apple Music ha annunciato oggi che il nuovo artista incluso nel programma Up Next Italia, l'iniziativa rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti, è David Blank, un cantante di origini marchigiane diventato famoso con diversi progetti e collaborazioni importanti, tra cui Laura Pausini, fino alla partecipazione nel film Disney Soul, dove David interpreta la canzone Vero Amore. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima edizione.